That is not dead, which can the eternal lie. And with strange aeons, even death may die. In his lair, Cthulhu waits dreaming. That which is not dead can eternal lie. And with strange aeons, even death may die. In his lair, Cthulhu waits dreaming. That is not dead. Ben pochi scrittori possono vantare il potere suggestivo dei racconti del solitario di Providence, Howard Phillips Lovecraft. Era affascinato dall'idea della rottura delle leggi naturali. La sua idea dell'universo era che noi ci rendiamo conto soltanto delle cose che hanno luogo sulla piccola isola che noi viviamo. Quest'isola fa parte di un arcipelago molto più vasto, nel quale succedono delle cose che noi non possiamo immaginare e non possiamo neanche avvertire, cioè, certe volte. E tutto ciò è sottoposto ad una serie di leggi, ad una serie di forze che noi non percepiamo, non conosciamo. Non solo, se le conoscessimo esattamente, ne saremmo terrorizzati. Il venire a contatto con forze di questo genere può avere solo due effetti, o la follia oppure la fuga. Il mondo dei videogiochi non è mai stato immune alla sua celebre progenie di Cthulhu. La serie dei cosiddetti grandi testi di Lovecraft è probabilmente la sua creazione più arcinota, anche se non mancano racconti ispirati alla vena gotica di Edgar Allan Poe, Arthur Machen e molti altri. Tra i prodotti ufficiali ed i giochi ispirati alla sua prosa, alle sue atmosfere, ai suoi grotteschi pittogrammi sul genere umano, alle sue deambulazioni farneticanti su ibridazioni umane, cose che strisciano sulla soglia o che dimorano nello spazio antistante a noi, non si contano le citazioni che si perdono in decine di videogiochi di matrice horror e non solo. Qualche esempio non mi pare del tutto fuori luogo. In Max Payne, il protagonista del gioco, afferma che una copia del Necronomicon è sopra il tavolo dell'ufficio di Jack Lupino. In Elder Scrolls 4 Oblivion c'è un'interessante missione secondaria, chiaramente ispirata a Shadow over Innsmouth, Shadow over Adric, in cui accadono le stesse cose. In Devil May Cry 4 ci troviamo dinanzi ad un mostro marino di nome Dagon. In Castlevania Symphony of the Night, persino contro Cthulhu stesso, sebbene ridimensionato. I Marlocks di World of Warcraft, di Blizzard, che adorano una divinità acquatica di nome Dagon, e il signore di questi ultimi è Cthun. In XCOM, Terror from the Deep, la cui storia si basa su un'antica creatura aliena che dimora negli abissi da 65 milioni di anni. Il viaggio da compiere per scoprire tutti i titoli che direttamente o indirettamente si ispirano all'opera del maestro Howard Phillips Lovecraft è lungo ed affascinante, e non è escluso che sarà compiuto. Un giorno, quando le stelle saranno nella giusta configurazione, gli oceani ribolliranno e la perduta Rieth riemergerà, facendo traboccare l'animo umano di paura e follia. Nell'anno del Signore 2002, i Silicon Knights, team di sviluppo canadese assai talentuoso, capitanati da Dennis DeYak, celebre game designer che diede i natali alla serie Legacy of Kain e fervente devoto alla letteratura di Lovecraft, come ebbe modo di dimostrare anche in questa serie, degli antichi, i pilastri di Nosgoth, Dio anziano, eccetera, iniziò a plasmare dal brodo primordiale dei survival horror il suo inarrivabile capolavoro. L'opera Omnia, un lavoro che chiude un ciclo produttivo di un autentico dev team di geni incompresi, all'epoca persino assoldati e supportati dalla migliore Nintendo, che vide in loro potenzialità enormi. Eternal Darkness, Sanity's Requiem, infatti, fu una coproduzione Nintendo Silicon Knights. L'opera nacque per sfruttare le potenzialità del Nintendo 64 ed in seguito fu spostato in fretta e furia sul nuovo 128-bit della casa di Kyoto. Qualcosa lasciò traccia nello spostamento, ma il risultato finale, a dir poco miracoloso, fece ampiamente dimenticare ogni spettro di conversione frettolosa o di comodo da parte di mamma Nintendo. Eternal Darkness è un qualcosa che raramente ha toccato il mondo dei survival horror. Si tratta di un action adventure scritto in maniera magistrale, dalla straordinaria profondità e forza evocativa, tanto che per molti è considerato a pieno diritto il diretto successore del gioiello di Frédéric Reynal, Alone in the Dark.
Del resto, Eternal Darkness si apre con una citazione dal racconto Il Corvo di Edgar Allan Poe, e nel corso del gioco non mancheranno espliciti riferimenti a Lovecraft, alle sue creazioni, ai luoghi del Rhode Island, e alcuni capitoli del gioco richiameranno i suoi testi più conosciuti. Quindi siamo dinanzi a qualcosa che reca ben più che un semplice omaggio. Si tratta proprio di un grande classico del videogioco gotico. Eternal Darkness si rivolge ad una specifica tipologia di giocatori dell'orrido, dai gusti raffinati ed eccentrici, proseliti di certe atmosfere. Giocatori vintage che adorano essere calati in inquietanti e tetre ambientazioni e che anelano la follia e la fuga come ultima speranza, l'intelletto e non il piombo come arma, a meno che non sia strettamente necessario. Come le opere di Lovecraft, dei suoi precursori, successori e dei suoi contemporanei, Eternal Darkness pone al centro della vicenda antiche divinità ultrastellari che tentano di soggiogare l'umanità, benché siano in lotta fra loro. Questo aspetto di conflittualità eterna non è solo un orpello, ma si esprime anche nella trama e nel gameplay del gioco. Queste antiche divinità, terribili e malvagie in modi che sfuggono alla misera comprensione di noi poveri sciocchi mortali, i cui nomi e le cui fattezze ricordano perfettamente i grandi antichi di Lovecraft, sono intenti ad aprire un varco dimensionale verso il nostro mondo e a farlo sprofondare nelle tenebre eterne. Per secoli stanno costruendo questo passaggio e ora il viaggio è quasi pronto e i loro servitori fremono. Ad opporsi al desiderio di dominio di queste abiette creature extradimensionali si erge una piccola ma nobile famiglia, i Roivas, un ceppo genealogico di autentici salvatori, eroi che nel corso di 2000 anni di storia umana e della propria discendenza hanno lottato contro queste forze preterumane, aiutati da altri uomini e donne, celati nella completa ignoranza del resto dell'umanità e spesso pagando a caro prezzo la loro ribellione a queste divinità. Le vicende narrate in Eternal Darkness si snodano attraverso oltre 2000 anni di storia, iniziando dalla Persia dell'età romana e concludendosi proprio in epoca moderna, toccando suggestive ambientazioni che vanno dalla Roma antica al Medioevo, all'America del 1760, alla Prima Guerra Mondiale fino alla Guerra del Golfo. Lungo tale arco di tempo il giocatore avrà la facoltà di controllare ben 12 diversi personaggi, legati tra loro da un turpe, terribile misfatto, l'essersi impossessati del Tomb of Eternal Darkness, un oscuro grimorio rilegato in pelle umana, niente meno che una diretta citazione del famoso Necronomicon di Lovecraft, presente in tanti racconti e autentico tormentone del cinema e delle biblioteche. La cura e la scelta dei personaggi è raffinata ed elegante e dosati perfettamente nel corso del gioco. In questo empio tomo vi sono raccontate cose che sarebbe meglio non conoscere per il genere umano, come le oscure macchinazioni talvolta storiche ordite da forze che da epoche remote e dimensioni difformi da sempre minacciano la Terra. Ma sono custoditi anche gli atti di coraggio e sacrificio della famiglia Roivas e della sua linea di sangue, linea a cui appartiene Alexandra Roivas, ultima Roivas e personaggio chiave con cui iniziamo questa macabra avventura per la salvezza del genere umano. Alexandra, dopo una breve ma significativa introduzione, partirà alla volta del Rhode Island, dove risiedeva il nonno, eppure Lovecraft, psichiatra brutalmente assassinato, la cui testa è stata staccata dal collo. Giunta sul luogo e concluse le formalità del decesso, con polizia e coroner, la fanciulla deciderà di ispezionare la magione, interamente riprodotta in un suggestivo ambiente tridimensionale, notevolmente elegante, fino ad incappare nel tomo delle tenebre eterne. Tramite gli influssi di tale abominio cartaceo, Alex, e di conseguenza il giocatore, prenderà il controllo del gruppo di prescelti succitato, coinvolti niente meno che nella lotta per evitare l'avvento delle tenebre sulla Terra da centinaia di anni. La nostra ragazza si ritrova così, suo malgrado, a dover rivivere le gesta di questi individui e a diventare la stessa l'ultimo baluardo della difesa della stirpe umana, dall'ascesa di Chuturga, Cthulhu, Xelotat, Yog-Sothoth e Ulioth, Nyarlathotep. Una premessa, quella di Eternal Darkness, che si eleva semplicemente ad essere mero elemento di contorno, affascinando il giocatore e trasmettendogli il giusto misto di timore, curiosità e adrenalina.
Inoltre, il cambio di ambientazione è pressoché costante e del proprio protagonista fornisce una longevità enorme al titolo, non stancando mai, in pratica, il giocatore. Una colonna sonora eccellente seguirà i progressi di Alexandra e conferirà al gioco un alone unico, spaziando da ispirati brani che mixano musica elettronica a sfumature di cori magniloquenti che rendono epica e possente l'avventura. Tracce come The Chosen One o War for the End of the War sono solo un vago accenno a quanto sia formidabile il lavoro svolto. È un'altra geniale invenzione. Talvolta saremo richiamati a riprendere il controllo di Alexandra per procedere in una lunga indagine sui nostri avi e avvertiremo che con il calare della sera che incombe qualcosa sta cambiando anche nella nostra realtà. Qualcosa filtra dalle stelle e il tramonto è carico di orrori. Come se una varietà simile non bastasse, è il gameplay il vero fulcro del gioco, l'overcraftiano fino al midollo. Eternal Darkness tiene conto di un aspetto cruciale, pressoché presente in tutti i racconti di Lovecraft, e non solo, la sanità mentale del protagonista, attraverso un'aggiunta geniale, il Sanity Meter. Entrare a contatto con entità aliene o emanazioni degli antichi comporta una perdita di sanità mentale. Man mano che la barra si svuota e quando questa raggiunge livelli limite, il giocatore può aspettarsi letteralmente di tutto sullo schermo. Da strazianti pianti di neonati al ritrovarsi a camminare a testa in giù, dal rimpicciolimento del personaggio all'esplosione improvvisa della sua testa, senza dimenticarsi alcune scelte decisamente ironiche, come un finto schermo blu d'errore, o la messa in scena della formattazione involontaria della memory card del GameCube, o l'improvvisa diminuzione del sonoro del televisore. Questo espediente è assurdamente geniale. Ci ritroveremo increduli davanti allo schermo, balbettando, quando il gioco ci prenderà letteralmente in giro, fingendo di ripartire, o quando deciderà di cambiare uscita video. Naturalmente non sta accadendo nulla di reale, è una provvidenziale voce del nostro avatar che strepita "This can't be happening!" farà cessare l'incubo del giocatore e del suo avatar, e tutto tornerà normale, o almeno fino alla prossima perdita di sanità. Una trovata del genere aumenta a dismisura l'atmosfera del titolo, ed è il coinvolgimento del giocatore che ne esce quantomeno rafforzato, rendendo il gioco molto più reale, soprattutto perché il giocatore si sente affine ai protagonisti della vicenda, per la prima volta anch'essi persone normali, con le loro paure e le loro debolezze. Eternal Darkness si eleva anche sugli aspetti che comprendono il lato puramente action e adventure del titolo. È presente un ottimo sistema di lock-on sul bersaglio, con la gradita aggiunta di poter colpire determinate parti del corpo del nemico, testa, braccia o torso, con la conseguente differenziazione del danno inferto, sia con armi bianche che con armi da fuoco. Ad esempio, mozzare la testa a creature umanoidi mette spesso fine ad un loro attacco. Pur non portando ad un vero e proprio sviluppo di strategie mirate, questa scelta è encomiabile e denota cura anche degli scontri, non certo il fulcro del titolo, e che anzi andrebbero evitati qualora possibile, altra legge invisibile di ogni racconto di Lovecraft. Un'altra pregevole feature è sicuramente la presenza di una vasta serie di incantesimi e runici. Lungo i vasti livelli il giocatore troverà disseminate rune, codici magici e antiche pergamene. Tutti questi strumenti hanno uno specifico colore che identifica il loro funzionamento e la loro magia di appartenenza. Utilizzando l'inventario, ovvero il tomo delle tenebre eterne, il giocatore potrà rendersi conto di questo interessante sistema di creazione magica, alla cui base c'è il classico carta, sasso, forbice, con l'aggiunta del colore, per rendere facile e assai nintendoso il sistema, che sulle prime può spiazzare. Everything is complete for your arrival, master. Now we must wait for the planets to align, and that is not too many years from now.
combinando il giusto allineamento blu, verde o rosso con il verbo inciso sulla runa che comprende una varietà notevole di azioni, evocare, proteggere, assorbire, e la runa nome che contempla creatura, area o oggetto, si ottengono vari tipi di incanti. Per poter lanciarli però prima è necessario possedere la runa con incisa la formula, che va anche decifrata con l'apposita pergamena. Sarà inoltre possibile potenziare fino a 7 rune il potere di ogni incanto. Gli effetti degli incantesimi sono molteplici e variano notevolmente, dalla cura della sanità e salute all'attacco contro particolari creature degli antichi, brillantemente legate ai colori. Se dobbiamo affrontare una creatura che emana colore rosso, quindi un servitore di Chuturga, la runa di Chuturga, ovvero quella rossa, non sortirà effetto. Dovremo utilizzare quella di un suo nemico, un altro grande antico, per affrontarla. Spetta al giocatore scoprire tutti gli incastri che il gioco ha da offrire. Alcuni in grado di svelare passaggi segreti o incantare oggetti ed armi. Tali stregonerie sono state tutte intelligentemente inserite nel contesto di gioco, visto che saranno indispensabili tanto in combattimento quanto per risolvere enigmi più o meno ingegnosi e non esattamente semplici. E naturalmente sono una citazione a Lovecraft anch'esse, visto che spesso, per affrontare gli orrori dello spazio e del tempo, molti eminenti professori dei racconti di Lovecraft e della Miskatonic University hanno utilizzato incantesimi corrotti e maledetti per sconfiggere gli antichi ed i loro emissari. L'atmosfera che si respira in Eternal Darkness sa di libro antico, risulta sempre e comunque magistralmente resa. Lo scenario è prevalentemente horror, ma lo stile adottato di narrazione e l'ambientazione, così terrificantemente normale, salvo poi diventare progressivamente un autentico incubo, è qualcosa di grottescamente superbo, che ben pochi videogiochi possono dire di aver gestito sapientemente, forse secondo solo a Shadow Over Comet. La lenta progressione all'orrore più cupo è qualcosa di formidabile in questo gioco. Non si tratta solo di piazzare il giocatore dentro scenari macabri ed horror e svolgere un racconto lovecraftiano. Si tratta di generare un senso di meravigliosa e ancestrale scoperta, minare e far deflagrare la realtà attorno al protagonista, sradicato dalla sua tranquilla e monotona quotidianità, e che come il giocatore si rifiuterà di credere a quello che sta vedendo. Una genuina contaminazione all'orrore che dirige il giocatore e il personaggio che controlla fino alle battute finali, spesso tragiche. Troveremo tracce della follia che serpeggia persino sui loro volti digitali, occhi infossati, movenze nevrotiche, biascicanti considerazioni, tutto fa parte di una lenta esplorazione che finisce nella follia o nell'orrore. Ma noi dobbiamo andare avanti e attraversare luoghi pazzescamente dettagliati, scolpiti in ere geologiche, le catacombe abbandonate del deserto, la ciclopica città sotterranea degli antichi, un'antica chiesa francese piena di misteri, un tempio persiano. Eternal Darkness sprizza classe, tanta classe. Per non parlare dei protagonisti assoluti della vicenda. Un architetto italiano scoprirà a sue spese che le fondamenta del tempio che stava progettando non erano poi così sicure. Un cronista francese durante la battaglia delle Somme si pentirà amaramente di aver campeggiato dentro una chiesa con vaste catacombe. Un antenato di Alexandra maledirà il passaggio delle sue cantine verso qualcosa di remoto e ciclopico. Un pompiere farà il suo dovere nella disperazione di essere condannato durante la guerra del Golfo. Una danzatrice cambogiana scoprirà il suo destino e il vero significato della parola custode eterno. Il pellegrinaggio di un monaco francescano avrà un infausto epilogo e ancora molto altro. Dalla Persia al Canada, dalla Cambogia alla Francia. Il gioco gestisce ogni personaggio e ogni location collegandola agli episodi precedenti e a quelli successivi, fornendo sempre un tassello della storia che assume ben presto i connotati epici, specie quando il giocatore realizza di far parte di qualcosa che coinvolge l'intero genere umano. Il gioco ha autentici tocchi di genio, come ad esempio le autopsie del dottor Maximilian Roivas sulle innominabili creature abbattute, farneticanti e assolutamente atmosferiche. Spider-like parasites infesting the city Enga. Enga! They killed the city's inhabitants, using them for food, for slaves, for play.
o gli inserimenti storici dell'episodio del messaggero francese Anthony a Carlo Magno, o alle sante reliquie cristiane, come la mano di Giuda nel drammatico capitolo dedicato a Paul Luther. Eternal Darkness gioca la carta della cospirazione a cui si assecondano tutti i potenti della Terra, re e regine, controllati e manovrati da antiche eminenze cosmiche, e riesce a trasmettere efficacemente il desiderio di combattere, spesso a costo della nostra vita, le potenti divinità ultraterrene, fino ad uno dei finali più corali e riusciti che memoria di videogiocatore ricordi. In realtà il gioco va rigiocato interamente per ben 3 volte per assistere al vero finale, ancora più grandioso di quello dedicato ad ogni singolo allineamento. Ogni partita, infatti, ci vedrà soltanto contro una sola singola divinità aliena. In conclusione, Eternal Darkness è senza alcun dubbio uno dei giochi più grandiosi dell'epoca GameCube. Uscì in sordina e non raccolse entusiastici consensi per via della piattaforma che l'ospitava, in esclusiva. Essendo un titolo only GameCube, moltissimi giocatori se lo persero. La mancata diffusione del gioco a causa della ostinata esclusività Nintendo non permise ad Eternal Darkness di essere conosciuto al grande pubblico. Nintendo non metterà nemmeno a disposizione il titolo in futuro tramite il provvidenziale Digital Download, e infine una vasta pletora di recensioni dubbie che additano a difficoltà troppo blande o una presunta longevità bassa, ben oltre 20 ore, affonderanno il titolo in maniera definitiva agli occhi del grande pubblico. La realizzazione tecnica è frutto di uno sviluppo travagliato, ma tutto sommato molto convincente, e l'anti-aliasing del GameCube è provvidenziale per ammorbidire forme che risentono di uno sviluppo leggermente datato, molto Infro Games anni 90. Nonostante questo, il gioco venne idolatrato e chiamato capolavoro da ogni fortunato possessore del GameCube, che ancora oggi custodisce la sua copia gelosamente, tanto che nel 2006 Dennis Dayak tornerà alla carica con Shadow of the Eternals, seguito spirituale di Eternal Darkness ed annunciato sequel. Purtroppo ben 3 campagne di finanziamento non sortiranno effetto. Pare incredibile, ma il pubblico snobberà il gioco e un brutto scandalo travolgerà la Precursor Games, nuovo team di sviluppo ex Silicon Knights a cui si affida Dayak per la realizzazione. Nonostante il poco materiale rilasciato e mostrato, Shadow of the Eternals fa intuire chiaramente che si era nuovamente fatto centro, con niente meno che Erzsébet Báthory, la contessa del sangue ungherese, intenta a spiegare a una sua servetta la funzione del Libro delle Tenebre Eterne, a dir poco eccellente una intro simile, che riprende esattamente la lotta e la classe da dove l'avevamo lasciata. In attesa che Precursor Games riemerga come annunciato nel corso del 2015 con altri spiragli al gioco, il vostro umile servitore Aku spera di avervi convinto a partecipare alla prossima campagna di raccolta fondi. Del resto, la follia è come la gravità, basta solo una piccola spinta. Enum Nostrum. Lovecraft! You don't know what you've done! You'll pay! Nah, Doug. Oh, him. Yeah. He's a strange one, all right. Here you are, sir! We can go now. All right. Take care of yourself, Mikey. Have a good night. Oh, you find what you're looking for, Mr. Lovecraft? You might say it found me.